Cioè, a questo livello di popolarità non c'era veramente mai arrivato. Ma Damiano, in questo momento mi dà tanto da lavorare, nel senso, tante telefonate e mi fa fare tanti autografi in questo momento. E, cioè, ovunque vada, c'è qualcuno che ti riconosce, o qualcuno che non ti fa pagare il taxi perché ti riconosce, oppure cioè, queste cose un po' buffe. Addirittura uno mi ha fermato ieri l'altro a Milano e mi ha detto, ma perché non c'era la guardia del corpo? Io gli ho detto, come la guardia del corpo? Come ne fa? E così via. E poi cosa mi lascia? Non lo so, come si fa? Lavorare bene al disco nuovo, punto e basta. Cioè, la popolarità è una cosa in più, che insomma, fa anche piacere, però insomma, non è quello il fondo. Senti, ti abbiamo visto due stare con Karima, la tua concittadina, come hai vissuto quel momento e se hai in programma qualcosa con lei? No, il programma con lei non c'è niente in questo momento. E anche perché lei, voglio dire, anche lei è uscita ora da Sanremo e deve fare la sua promozione, sto andando bene, tutto il resto. E con Karima è stato buffo perché era venuta ospite in un concerto in Sardegna dove io ero a cantare, uh-huh. E quest'estate avevamo appunto condiviso un pasto in Sardegna, ma mi sembra anche qui a Livorno per Artignano per una cosa di beneficenza. Uh-huh. E tipo io gli dissi, vabbè, siccome sapevo che poi avrebbe provato ad andare a Sanremo, ero sicuro che una battuta gli dissi, allora la prossima volta per diventare contento per diventare famoso prima.